Buonasera, si rinnova il 25 aprile l'appuntamento con la festa della Liberazione e noi per ricordare questa data abbiamo chiesto la disponibilità a due persone per motivi molto diversi tra loro. Una è Anna Maria Quarzi, che è la direttrice dell'Istituto di Storia Contemporanea, e l'altro è Paolo Sturla Avogadri, figlio di Antonio Sturla, pioniere del cinema ferrarese e che ha collaborato alla realizzazione del filmato I figli non sono della guerra, che tra poco vedremo. Allora comincerei proprio con Paolo Sturla per chiedere che cosa le è rimasto, insomma, di suo padre, che cosa le ha trasmesso anche in termini professionali, visto che lei in qualche modo ha ereditato, insomma, questa sua passione, ma anche proprio da un punto di vista umano. Beh, oddio, è un po' difficile poter parlare sinceramente così a freddo. Comunque io ho un ottimo ricordo di mio padre, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. È stato veramente un padre affettuoso, amoroso, prodigo di insegnamenti, eccetera. E per quanto riguarda il lavoro della cinematografia, che io ho proseguito per vari anni, praticamente mi ci sono trovato in mezzo senza nulla chiedere. Io osservavo, anzi qualcuno, miei compagni di scuola o amici dicevano che il mio materasso nel letto, anziché avere la lana, aveva le pellicole, la celluloide così. E infatti mi sono trovato all'improvviso a doverlo sostituire in un documentario. E io credevo, tra l'altro non a Ferrara ma addirittura a Riccione, dovevo partire da zero proprio, e l'ho fatto con la massima disinvoltura. Questo documentario addirittura è girato per tutta Europa, Germania, Francia, era un documentario. Ecco, il filmato, la regia è di Renzo Ragazzi, la regia di questo filmato, I figli non sono della guerra, del 1954. Esatto, 54-55. Sì. Ecco, e possiamo parlare di suo papà proprio come dire, un vero e proprio testimone del tempo, insomma. Sì, beh, mio padre è stato, io scherzosamente l'ho chiamato l'Edo di Ferrara attraverso la pellicola. Ha cominciato praticamente quando il cinema era pressoché sconosciuto. Non ci ha mai detto qual è stato l'aggancio fra lui e il mondo del cinema, però l'abbiamo trovato come corrispondente di guerra nella guerra 15-18, e lì è cominciato la sua professione di cinema reporter, di corrispondente di guerra, e poi passò alla Luce, all'Istituto Luce, e poi come documentarista credo che abbia sfornato circa 300 documentari come minimo. Con Anna Maria Quarzi, direttrice dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, invece entriamo più nel dettaglio dei contenuti del filmato. Siamo a Bondeno, il 18 febbraio del 1945. Allora, che cosa successe in quella giornata? Ecco, è una manifestazione veramente particolare, straordinaria, originale, in quanto fatta da donne, no? E quindi è passata la storia come le donne di Bondeno del 18 febbraio 1945. Bondeno ha ricevuto anche una medaglia di bronzo al valore. Esatto, e è una delle manifestazioni. Per un poche ore Bondeno era un comune liberato, quindi siamo nel febbraio 45, l'aprile sta per arrivare, ma in piena guerra era molto lontano. È una manifestazione organizzata dal Comitato di Liberazione Nazionale locale, perché c'era il gruppo appunto che apparteneva al CLN, che aveva proprio cercato di organizzare una manifestazione contro le famose tre parole fame, freddo, terrore, che in quei giorni poi c'erano stati i decreti di Mussolini della Repubblica Sociale per la requisizione di cibo, di grano, grano allora, febbraio no, però sì, insomma, sì, sì. E proprio le tre parole d'ordine erano contro la fame, il freddo, il terrore.
E si pensa di, che siano le donne proprio, e poi le donne, insomma, sappiamo com'era sentito da parte delle donne la guerra, i figli, i mariti, i fratelli, via. Infatti, la cosa che le donne fanno, danno l'assalto al municipio. Una delle esponenti è morta da pochissimi giorni e ci raccontava in maniera, vanno all'assalto al municipio e cosa fanno? Distruggono i registri di leva, perché erano quelli i registri di leva che andavano a prendere, appunto, dicevo, i figli, i mariti, i fratelli. Quindi la prima cosa, li buttano fuori dalla finestra del municipio, cioè è un gesto, proprio, penso proprio come immagine quasi, questo gesto è veramente importantissimo. Per poche ore, chiaramente, gli stessi fascisti restano perplessi, addirittura c'è qualcuno, cominciano a avvicinarsi, prendono in giro le donne, perché è un classico quello di dire, bah, insomma, queste cosa faranno. Invece hanno fatto veramente una cosa importantissima. Tra l'altro spunta anche una bandiera tricolore. Spunta una bandiera tricolore, poi dopo chiaramente vengono fermate, arrestate, picchiate, portate in, alcune portate appunto in carcere, ma nel frattempo i componenti della resistenza, e quindi i componenti del CLN di Bondeno, i partigiani, sequestrano il podestà di Bondeno, proprio per fare lo scambio, cioè far liberare le donne in cambio del podestà. Fra i partigiani che hanno contribuito a questa cosa eccezionale c'era anche Florestano Vancini, il giovane Florestano che aveva poco più di 18-19 anni, che aveva aderito dopo la famosa lunga notte del 43 a cui assiste da giovane studente, aveva aderito alla resistenza. E fra gli organizzatori di questa giornata, la possiamo proprio chiamare giornata insurrezionale fatta dalle donne di Bondeno. L'ultima cosa che poi ne possiamo parlare, per quanto riguarda il film, c'è una giovane, adesso una signora d'età Ormea, per questo è famosissima, dell'Udi di Scortichino, che era stata una delle ragazze che hanno interpretato il filmato. E la cosa che ci racconta sempre è che quando c'è l'episodio che loro passano e strappano i manifesti che sono quelli che vogliono che i giovani si presentino per partire per la Repubblica Sociale e così via, e loro strappano, dice, quel gesto noi sentivamo come di farlo in quel momento, siamo entrati, dice, nella parte che la sentivamo come fosse successo in quel momento. Ed era il 1956, perché il film è del 56. Senta, prima di vedere il filmato, questo è stato commissionato dall'ANPI. Sì. Qual è oggi l'attualità, voglio dire, e di questo filmato, ma anche di un'associazione come l'ANPI, che si richiama ai partigiani, ai valori della resistenza? Ma secondo me, proprio alla luce dell'oggi, se analizziamo il presente, il fatto che l'ANPI, questa associazione, che chiaramente è l'associazione che ricorda il periodo eccezionale del nostro paese, dove tutti si misero insieme per un obiettivo ben preciso, al di là di ideologie, e oggi proprio il fatto che l'ANPI combatta per i diritti umani, combatta per la mafia, contro la mafia, cioè, sono tutti temi, e ultimamente abbiamo proprio anche una serie di giovani che si sono iscritti all'ANPI, e molti mi dicono non abbiamo iscrizioni a nessun partito, a nessun movimento, ma ci siamo iscritti all'ANPI. È una specie di appartenenza, il dire che cos'è questa associazione? Questa associazione che crede nella democrazia, nella Costituzione. Proprio ieri c'era un incontro con Loris Mazzetti, che è un giornalista di Rai 3, che tempo che fa, esatto. Un incontro molto interessante organizzato dall'ANPI con parecchi giovani, che parlava della mafia, cioè della lotta contro la mafia. E questo è la storia dei partigiani di oggi. Allora, noi adesso ci fermiamo un attimo, anzi, continuiamo e vediamo, guardiamo insieme il filmato. Vi ricordo, I figli non sono della guerra, e poi dopo riprendiamo questa nostra chiacchierata con Anna Maria Quarzi e Paolo Sturla Avogadri.
In un giorno, a Bondeno di Ferrara, contro il movimento clandestino e i renitenti alla leva, 72 uomini sono strappati alle loro case e deportati in Germania. Il Comitato clandestino sente che la popolazione vorrebbe far qualcosa per ribellarsi ai rastrellamenti, la fame, la guerra. Nicola propone alle donne una manifestazione di piazza da preparare e realizzare con l'intervento di tutte le frazioni del comune. Ma bisogna far presto, prima che la gente sia scoraggiata. L'azione di sorpresa ha raggiunto l'obiettivo fondamentale: bruciare le carte annonarie, gli elenchi anagrafici di leva, distruggere ogni documento che possa indirizzare i rastrellamenti e rifornire le liste di deportazione. Intanto, per controbattere le rappresaglie sulle donne, il comitato clandestino provvede ad assicurarsi un ostaggio, il podestà fascista. Thank you.
donne di Bondeno non pensavano di dare alla resistenza italiana un episodio raro, forse unico. Dove l'oppressore si crede più sicuro, in piena pianura, gli strappano di mano il centro della vita cittadina, il municipio, e lo reggono, sia pure per un momento e per distruggere. Anonima gente di popolo avvicina il giorno della liberazione. Abbiamo visto il filmato davvero di grande effetto, anche emozionante, insomma. Immagini che in qualche modo testimoniano ulteriormente quello che è stato anche il ruolo delle donne proprio in quel particolare periodo della nostra storia. Sì, il filmato ha una potenza neorealistica, era il periodo anche ed è veramente di ottima fattura. Diamo atto al regista e all'operatore di aver fatto veramente qualcosa di straordinario. Le donne, se non c'erano le donne, no, il fatto non era possibile. Una guerra come la guerra resistenziale, chiamiamola una lotta clandestina, senza l'aiuto, il tessuto, proprio la trama che le donne portavano, non solo le staffette, certo, ma anche donne hanno anche combattuto direttamente, ma è proprio quel tessuto sociale, la donna tiene insieme le cose e senza questo non sarebbe stato certamente possibile. Ecco, come, tornando a parlare dei giovani, come reagiscono i giovani di fronte a documenti come questi? Ma la reazione è, intanto sta come presentare, sta come cercare di coinvolgere. Il coinvolgimento esiste, io trovo nei giovani anche la voglia di conoscere. Forse siamo stati in questi ultimi anni, forse noi di generazione adulta, che spesso ci dimentichiamo di che cosa significa il poter raccontare, no? Il poter far capire che cosa c'è stato, invece di questo presente, siamo all'interno di una televisione, mi viene da dire presente televisivo, beh, ma non va bene. La televisione ha indubbiamente un suo ruolo, insomma. Ha un ruolo, in questo caso abbiamo un ruolo, certo, veramente di racconto. Certo. Qualche volta mi sembra che ci siamo dimenticati anche dei film inchiesta che sono decisamente molto importanti. Ma questo è un tema, tra l'altro le inchieste si fanno davvero poco oggi, a partire veramente dai grandi giornali, insomma. Esatto. Oggi è difficile. E questo che stiamo facendo è un servizio che diamo assolutamente ai giovani. Quando si ricorda tutti gli anni, il 18 febbraio, certo, 45, certo, naturalmente, e con le scolaresche, non solo, e quando improvvisamente vedi uno che dice, allora mia nonna ha detto il vero, cioè è successo con una scuola media. E allora aveva ragione, cioè, aveva ragione la nonna, allora ricominciamo, parliamo, ma perché delle donne sono costrette ad andare a fare una manifestazione perché portano via i loro figli, eccetera. È chiaro che dopo riusciamo, certo, a raccontare, questo è molto importante. Provo di raccontare, Paolo Sturla Vogadri, proprio rimanendo in tema di giovani, che rapporto c'è tra i giovani e il cinema? Ma non intendo il cinema che solo da guardare, insomma. Ci sono ragazzi che si avvicinano, che hanno voglia di lavorare all'interno del cinema, dietro una macchina da presa o altro? Ma io posso solamente dare un giudizio dal punto di vista sempre cinematografico, ma di documentarista. Certo. Io, a parte la mia partecipazione a 2 o 3 film, ho sempre fatto documentari e attualità. Attualità anche per l'estero. Perché, ma credo che i documentari siano davvero, sarà perché poi noi facciamo televisione, quindi in qualche modo cerchiamo di avvicinarsi, insomma, credo che sia il modo più bello di raccontare, insomma. Beh, certo, perché il documentario dovrebbe parlare delle cose vere e non di fiction. Ah, certo. Perché naturalmente fra le fiction c'è anche la fantascienza, no? Certo, che non, certo, è certo attualità. Ecco, so che almeno da quello che ho potuto vedere, mentre ero impegnato a lavorare, a fare le riprese,
un certo interesse, soprattutto dai giovani, e magari anche un pochino di invidia, perché avrebbero voluto essere al... Anche perché chi lavorava nel cinema, perlomeno tempo fa, era coccolato, era tenuto in considerazione in quanto divulgava determinate cose. Così. Comunque io ho avuto delle bellissime esperienze, ho conosciuto delle persone inimmaginabili. Per un ragazzetto, io ho cominciato... Posso fare anche dei nomi, non so, un Salvatore Aurigemma, un Comisso, non so, Damiano Damiani. Ecco, possiamo dire che forse se suo padre non fosse stato un personaggio in qualche modo così schivo, anche come traspare dal libro che gli ha dedicato Paolo Michalizzi, critico e storico cinematografico. Cioè, traspare un personaggio che tra l'altro dice no alle sirene di Roma, di Hollywood, preferendo rimanere nei luoghi della sua infanzia, della sua vita, insomma. Ecco, tanto si è mai pentito suo papà di una scelta di questo genere? Direi proprio di no, e non a caso io l'ho chiamato scherzosamente l'Aedo di Ferrara, ecco. Lui, anziché avere la cetra, aveva la macchina da presa. E credo che Ferrara l'abbia filmata, rivoltata in tutti gli angoli. Per me è stato un grandissimo maestro, non solamente dal punto di vista professionale, ma anche culturale. Ecco perché io mi occupo attivamente di storia, non più con la macchina da presa, ma col microfono. Tra l'altro suo padre ha avuto anche un... credo un bel rapporto anche con un personaggio che so che è molto caro, Anna Maria Quarzi, che è il senatore Mario Roffi. Sì, esatto. L'ho conosciuto anch'io, era un personaggio molto straordinario, insomma, no? Che recitava anche, no? Ma è vero, era una generazione incredibile. Alle volte c'è una sorta di piccola invidia quando andiamo a rivedere questo... A parte che gli anni della ricostruzione chiaramente erano anni che entusiasmanti. E a Ferrara abbiamo delle personalità indubbiamente importantissime, e le istituzioni come le associazioni ampi. Anche la stessa Camera del Lavoro finanziano il cinema. Delta Padano fu finanziato dalla Camera del Lavoro, Delta Padano di Vancini. Cioè, anche questa cosa che era lungimirante, no? Tenere. C'era un gruppo di giovani, c'era un ufficio studi della Camera del Lavoro dove c'era Vancini, ma tanti altri. Poi tuo padre lo chiamavano, ma ha detto Vancini. Che dice che non c'era mica tanta differenza, dice il vecchio Sturla, ma perché era qualche anno, era chiamato, ma vecchio nel senso veramente importante, quasi di maestro, perché dice, poi da lui imparavamo, quindi i Roffi, cioè messi insieme. Adesso i giovani, prima accennavate, hanno più possibilità di avere il mezzo, no? Perché la piccola telecamera, cioè, lo stesso telefonino usano per riprendere, quindi loro con l'immagine lavorano molto i giovani. La cosa è dire e cercare di far capire l'importanza del contenuto, cioè non solo il gioco di riprendo, ma costruire un piccolo documentario, un piccolo documento. Spesso anche in istituto con i ragazzi lo facciamo dopo certi seminari, costruite non la tesi scritta, ma la tesi visiva. Sì. Beh, allora capiscono che è come fare qualcosa di scritto, e con le note vai a vedere, vai a verificare e così via. Ecco, è un po' questo, questo tentativo, che non è che si fa il cinema solo perché hai la macchina o hai la telecamera in mano. Oggi non credo sia più possibile, no, che questi enti o queste associazioni finanzino, credo di aver toccato un tasto dolente. Molto dolente. Però io sarò un inguaribile, voglio essere un inguaribile ottimista, che anche in questi momenti un po' duri, come si dice, si usa molto in ferrarese la parola, ci si ingegna. No? Sì. Allora il cercare di fare ingegnare, ecco, credo che questo sia, è un momento di questo tipo adesso.
per carità, questi enti, e quindi la grande, proprio la grande difficoltà e un mio timore, ma penso che sia di molti, è il rischio dell'individualismo, poiché anche i giovani vengono lasciati soli, no? Invece è nel tessuto comunicativo che poi dopo si realizzano cose. Quel gruppo di giovani d'allora, il maestro Sturla, Florestano, Vancini, Roffi, Renzo Ragazzi, Massimo Sani, è perché Pitorru, perché stavano insieme, riuscivano poi. Certo. Dopo ognuno ha trovato il suo percorso. Prima di chiudere questa puntata dedicata al 25 aprile, abbiamo visto questo bellissimo filmato, I figli non sono della guerra. Volevo chiudere con Paolo Sturla Avogadri, perché ha citato prima Vancini, ma sono stati citati altri nomi importanti, che forse senza Antonio Sturla, non dico non ci sarebbero stati, ma forse avrebbero fatto percorsi diversi. Sì, erano loro stessi che lo sentenziavano, lo confermavano. Infatti, avete mai visto un pescatore che abita in alta montagna? Non credo, bisogna che ci sia il mare. E per loro il mare era la presenza di Antonio Sturla. Anche Antonioni, quando discusse la tesi di laurea, disse che il suo costante punto di riferimento era Antonio Sturla. Non avevano mai lavorato assieme, certo, enorme, certo. Grandissimo. E la cosa fa piacere perché l'eventuale allievo ha superato il maestro. Quindi più bella soddisfazione di questa per un docente, per un maestro, non esiste. Io ringrazio Anna Maria Quarzi, direttrice dell'Istituto di Storia Contemporanea, ringrazio Paolo Sturla Avogadri per queste loro testimonianze, grazie naturalmente a voi di averci seguito. Buon proseguimento di serata.